Finalmente una donna del vino, con Gabriella Vettoretti parliamo di Prosecco. Dove va questo vino così amato nel mondo? Ma il Prosecco è un vino effettivamente apprezzato nel mondo. I francesi con lo champagne ci hanno aiutato un bel po', devo ammetterlo, e che per noi produttori di bollicine italiane è sempre una cosa un po' difficile, ma hanno insegnato nel mondo a conoscere le bollicine, e quindi oggi è stato veicolato, le bollicine del Prosecco sono molto apprezzate un po' dappertutto, dagli Stati Uniti, che in effetti oggi è un momento molto importante, anche nel momento sembra che si stia riprendendo l'economia generale dalla crisi, e quindi una bollicina per festeggiare fa sempre molto piacere. Il Prosecco costa di meno, lo champagne costa molto di più, ma è più buono lo champagne o è più buono il Prosecco? Hanno due momenti di consumo secondo me un po' diversi. Il Prosecco si abbina sempre per festeggiare ma anche per mangiare. Essendo un po' più leggero, la bollicina del Prosecco è molto digeribile. Ricordiamoci che il Prosecco è diventato quello che è oggi proprio per la leggerezza, la freschezza nella beva, e quindi entrambi possono essere consumati. Ricordiamoci poi c'è anche il cava, un altro prodotto più simile allo champagne con un livello di prezzo più basso. Il Prosecco, soprattutto quello di Valdobbiadene, che oggi si accinge a portare in etichetta la DOCG, è un prodotto che a mio avviso sta giusto nel mezzo tra il cava e lo champagne come qualità e come prezzo.